uno dei momenti tanto meno attesi da Becca, ovvero i video. Lei odia fare video. Oggi pulisco la mia vecchiettina e faccio vedere come la pulisco, le spazzole che uso, tutti i prodottini che uso, perché me lo chiedono sempre, soprattutto chi ha i cavalli grigi. E adesso non è che sono una maga a far sparire le macchie gialle, però faccio vedere quello che uso. Amore, miam, ma che bellina! La metto qui, scusa, poi la tiro via, ok? Allora, queste sono le mani dopo aver passato 2 minuti in maneggio, ok? Sono già vonce. Visto che ieri abbiamo finito la gara, c'è sulla creta con le fasce, quindi inizieremo da quelle e userò questa bellissima spazzola Scrausa che avrà tipo forse 8 anni. Questa è una spazzola storica che arriva dai tempi di Nupilot, quindi più che storica ha un valore anche molto alto, quindi non si deve perdere e non me la devono rubare assolutamente. Ammetto che è la parte che odio di più. Fortunatamente uso una creta che va via anche solo con la spazzola, perché prima ne usavo una che dovevo per forza lavarla, e lavare le gambe del cavallo con meno 18 gradi non è una cosa piacevole. Guardiamo la magia. Becca, dove vai? Dove stai andando? Cioè, questa creta è una figata. Dopo vi farò vedere anche il barattolino di creta, perché sicuro me lo chiederanno. Quella spazzola qui la usi solo per togliere la creta? No, in realtà no, la uso per tutto. Cioè, tipo per pulire gli stivali, sotto i... Vabbè, non si dovrebbe dire, però quando magari sono di fretta sì, la uso per tutto. È una spazzola tuttofare. Quando sei di fretta, che devi pulire 1000 cose, non c'hai voglia e tempo di cambiare tutte le spazzole, c'è lei, la spazzola tuttofare. Non oso immaginare che cosa ci sia dentro, è lo schifo che ci sia dentro. Lancio delle fasce. Ok, 2 gambine fatte. Sono già stanca. Oggi è lunedì e volevo stare a letto a dormire. E invece, dopo 3 giorni di gara, vengo qui a spazzolare i miei cavallini, a farli camminare un po'. Ma guarda questo pancino. Sì, l'unica cosa di questa creta è che devi mettere un po' di giornale, altrimenti però alla fine con una spazzolata va via. Poi comunque quando farà più caldo, parlo di marzo, farò un video mentre laverò il cavallo. Adesso mi sa che fa un po' troppo freddo. Adesso vi prometto che ho finito, perché fa parte della pulizia del cavallo. Le ore passate a togliere le fasce, a pulire la creta. Beh, comunque non è che la creta la metto ogni giorno, la creta la metto magari quando il cavallo fa più sforzi del solito a saltare, la domenica di ogni gara, così per disinfiammare un po'. Mi sto intossicando. C'è un po' di fumo. Fatto! È stato faticoso. Spazio da tutto fare adesso non mi serve più, perché adesso lo spiego. La spazzola tuttofare oggi non mi serve più perché ho portato delle spazzole nuove. Questa cosa non capitava da non vi dico quanti anni, però le ho trovate nel calendario dell'avvento. Allora, c'è questa glitterata, questa uguale ma un po' più piccola, la userò magari per il muso. Poi ho questa vabbè la userò per la doccia, quindi oggi non la useremo. E poi c'erano, questa qui, la striglia. Me ne ricordavo un'altra, magari l'ho lasciata a casa. Ah no, il pennello per il grasso. Però questo magari lo porto in gara, perché c'ho già il mio grassettino bello. Stupendo. Allora, adesso passiamo alla coperta e userò questa qui. Non lo so, è una spazzola morbida, sporca. E infatti la uso per togliere il trucciolo dalla coperta.
come si chiama questa spazzola? Brusca? Allora, questa sarebbe una brusca. La funzione di questa spazzola è spazzolare la coperta? No, vabbè, assolutamente no, però dato che oggi ho portato quelle nuove le userò per il corpo, mentre queste un po' più vecchie le uso per appunto le fasce e le coperte. Spogliarello di Becca. Oh, issa! Mamma mia! No, vabbè, guardate quanti peli. Opla. Metto sulla finestrella che prendono un po' di aria. Allora, dato che fa freddo e senza coperta, parto da tutto il corpo e userò finalmente le mie spazzole nuove. Per il corpo usiamo la striglia e un'altra brusca. Un'altra brusca. Allora, in verità non è molto sporca, cioè cosa più unica che rara. No, vogliamo far vedere una cavalla grigia non sporca? È perfetta! Cioè, Becca, ti metto in box e non ti pulisco. Però vogliamo far vedere l'altro cavallo grigio? No, vogliamo farlo vedere? No, no, vieni a farti vedere. Guardate, vi prego, il muso. No, non ti do un bacino con la cacca sul muso, mi dispiace. Dopo che ti pulisco, te lo do. Allora, partiamo con la striglia. Io solitamente ho sempre avuto striglie in gomma. Questa sembrerebbe plastica, però va bene comunque, non fa male. E parto con dei movimenti circolari. A Becca piace. A Becca piace questo grattino, mamma mia, sì! Tra un po' inizia il periodo dell'anno in cui perdono un sacco di peli. Io torno a casa con un sacco di peli bianchi. Torno a casa bianchissima. E poi rimuovo lo sporco e i peli in eccesso con la brusca nuova, nera, con due cavalli grigi, che è già diventata bianca dalla polvere anche. Mi piace, sì, mi piace, perché è piccolina, c'ha questo per la mano che comunque non uso, però vabbè, adesso la metto. No, mi piace, approvata, però mi trovo meglio con la striglia in gomma. Allora, vi dico una cosa, al cavallo non fate male, cioè nel senso, ovviamente non dovete andare lì con la striglia e prenderlo a pugni, però comunque anche con una semplice spazzolina non dovete stare lì come un cagnolino, perché il cavallo è grande, insomma. Ma bene, così rimuovere lo sporco del cavallo con tanta violenza. Perché se no lo sporco non viene via. State tranquilli che al cavallo non fate male. Anzi, avete visto che gli piace anche. Vero che ti piacciono questi grattini? Ti piacciono? La striglia, magari quella dura o questa qui di plastica, io non la uso sulle gambe, perché lì ho paura di fargli male. Ma per le macchie grigie uso le macchie grigie, ho detto. Per le macchie gialle che ha, solitamente, adesso non le ha, quindi non la faccio vedere, solitamente uso la pietra pomice, adesso è diventata una spugnetta piccolina. Diciamo che è un po' più facile rimuovere le macchie gialle con la pietra pomice, soprattutto sulle gambe, che a me non piace usare la striglia, cioè passo qui, perché comunque anche in inverno la coperta ripara un po' dal corpo, dalle macchie, però le gambe sono sempre un po' scoperte, quindi si riempiono sempre un po' di cacca. Ho sentito dire, questo vi parlo ai tempi di quando io avevo il pori pezzato, quindi si sporcava ovviamente solo nelle parti grigie, che non va usata con troppa prepotenza, perché sennò si rischia di bruciare, diciamo, il pelo del cavallo. Non so se è vero o no questa cosa, ma non ho una fonte certa, insomma. Bisogna un po' prendere con le pinze questa cosa. Vabbè, ripeto, non ha macchie gialle, per cui oggi non la uso e finisco di pulire il suo culone. Ovviamente sì, prima ho detto che si rischia di fare male magari qua sulle gambe. Con questa di plastica non penso, ma comunque esiste anche la striglia di ferro, che secondo me lì comunque fa male. Quindi meglio sempre farlo con
una striglia di gomma, è per questo che io la preferisco per ogni parte del corpo. Comunque adesso ho finito di spazzolare il corpo, dato che fa freddino le metterò la coperta. E poi passeremo alla coda, alla criniera e al muso e agli zoccoli. Adesso passiamo alla criniera e alla coda. E userò il mio magnifico Shoushin con i glitter. E la spazzola per i crini rosa, ovviamente. Cioè, io sono glitter e sono rosa, fantastico. Però purtroppo sul cavallo grigio non si vede molto. Voglio un cavallo o morello o baio. Io non sono solita a usarlo sulla criniera, perché magari quando in gara faccio le trecce poi è molto difficile farle, anche se non le faccio io perché sono negata. Quindi sulla criniera mi limito solo a spazzolarla normalmente. Faccio il suo nido d'uccello. Mamma mia, ma che ciuffo in ordine! Uffa! Le metterò l'extension. Non prendete in giro il ciuffo della mia cavalla. Mentre adesso passiamo alla coda e userò il mio districante con i glitter. Vediamo se si vedono soprattutto nel video, guardiamo. No, vieni a vedere qua. Guarda! Bellissimo! E poi profuma tantissimo. Io uso questi prodotti della Mask. Adesso, mentre lascio agire un po' il prodotto, andrò a riposizionarlo nella mia grooming box. Sì, lascio agire anche un minutino, perché alla fine è come un balsamo per noi. Sa tipo di vaniglia. Sì. No, non devi fare la puzzetta, perché sennò non sa più di vaniglia. Che schifo. È un infuso. Un infuso di vaniglia e puzzetta di corbrica. Mi hanno insegnato, questo è il corso brevetti perché dovevo passare al brevetto, avevo la patente ludica, che la coda si inizia a spazzolare dal basso, perché sennò si fa male al cavallo. Adesso che parto dal basso, vedrete anche poi quando vado più in alto la coda si spazzolerà con più facilità. Adesso sempre man mano che vado in giù diventa più liscia, più setosa, più morbida, più tutto. Comunque vorrei dire una cosa riguardo alla coda della mia cavalla, che vedete che qui sembra giallognola. In realtà prima della gara gliel'ho lavata con lo shampoo apposta per i grigi ed è proprio fatta così, non è che è sporca. Cioè, magari avercela tutta così in realtà ha lo chatouche castano. Ok, codina fatta. Non mi piace che qui ho lasciato le macchie di cacca, quindi vado a prendere la striglia. Andiamo. Ora è una bella coda. Adesso invece per ultimo passiamo agli zoccoli. Gli zoccoli li faccio per ultimi perché io amo mettere il grasso, lo metto sempre. E lo metto per ultimo perché almeno, diciamo che se lo mettessi prima e poi spazzolassi il cavallo, andrebbe tutta la polvere e tutti i peli sopra. Invece gli zoccoli io li amo belli, puliti, ingrassati, impeccabili. Allora, grasso, purtroppo in inverno si ghiaccia un pochettino. E poi il nettapiedi, indovinate il colore? Rosa! Allora, li ho puliti un po' prima di uscire dal box, perché vi ho già detto prima che ho fatto la gara, e sempre la domenica metto anche l'Uffpack, che è una pasta per disinfiammare un po' lo zoccolo dopo lo sforzo. E se solo fossi uscita avrei impiastrato tutto il pavimento, perché è una pasta un po' appiccicosa, poi se si appiccica sotto il piede è un casino. Poi se lo porti in casa la mamma ti sgrida.
Ok, uno fatto. Ah, si fa così? Dal lato opposto, cioè sì. Uguale? Nel senso, ti insegnano che vai sempre dalla parte dello zoccolo, però diciamo, quando hai un po' più la mano e il cavallo comunque ti ascolta, puoi farlo anche dalla parte opposta. Tipo, lei è bravissima e lo faccio. Mentre con l'altro, che è un po' più monello, vado sempre dalla parte degli zoccoli. Poi, ovviamente, per chi è tipo alle prime armi, meglio andare sempre dalla parte della gamba. Aspetta che si stiracchia, eh? Si stiracchia, brava, amore. Ah, e dietro però sono solita andare sempre dall'altra parte. Sì, dietro sì. Sempre meglio stare attenti dietro, anche se si conosce il cavallo. Ok, fatto, adesso passiamo alla mia parte preferita, ovvero mettere il grasso. Io non so perché amo mettere il grasso. Solitamente per il grasso uso il prodotto, anche questo della Musk, solo che questo barattolino me l'hanno regalato delle fan ad Arezzo e quindi lo sto ancora finendo. È un po' ghiacciatino in inverno, mannaggia. Però lo mescolo come un minestrone. Non sempre glielo metto sotto. Oggi non glielo metto perché ce l'ha ancora un po' impiastrato. Però dietro glielo metterò anche sotto. Uno. Giù bene, bravo. Su. Non lo metto sempre sotto, anche perché il grasso ammorbidisce un po' e quindi sotto comunque il fettone è sempre meglio non averlo tanto tanto morbido. Ho finito! Ho pulito! No, manca la testa! E no, perché userò la spazzola nuova, più piccolina! Dovete sapere che il cavallo grigio si pulisce ovunque, anche dentro le orecchie. Questa è più morbida, amore, eh? È più morbidina. Fatto. Ma quanto sei pulita? Sei pronta per cosa? Per tornare in box? No, la metterò in giostra per far camminare. Allora, in realtà ho finito, però ci tengo a farvi vedere lo shampoo che uso, la creta e l'Uffpack. Magari la creta e l'Uffpack non tutti la usano, però magari può essere interessante. Quindi, allora, qui siamo nel mio magazzino. No, in realtà qui non ho niente. Ah no, lo shampoo che uso, dovrei avere qua la scorta. Ok, eccolo qua. È questo qui della Veredus. C'è anche scritto di utilizzarlo con i guanti, perché in realtà è uno shampoo blu, è tanto blu, quindi diciamo che si raccomanda di usare guanti, altrimenti veramente la mano rimane blu per un po' di giorni. Quindi questo era lo shampoo, altrimenti un'altra cosa, quando fa freddo uso lo shampoo a secco per i grigi, sempre questo della Veredus, che però va usato con lo spruzzino, quindi cioè queste sono ricariche, quindi non hanno lo spruzzino. L'Uffpack, che è quello che diciamo avete visto sotto gli zoccoli, è un po' pastoso e appiccicoso. È come vedete una pasta che si mette sotto gli zoccoli dopo uno sforzo per disinfiammare il piede. Costa anche. La cosa brutta è che costa e non so perché costa così tanto. Questo qui non si mette col pennello, anche se sembra abbastanza morbido, ma si mette con la mano. C'è un'altra marca che lo fa un po' più duro, che proprio fai la pallina, ovviamente devi mettere il guanto, fai la pallina come pongo e lo metti bene sotto lo zoccolo che prende la forma.
Questo è un po' più morbido, magari in estate si scioglie un pochino, è meglio metterlo sotto lo zoccolo, ma comunque fare due giri di V-trap in modo che non si perde per tutto il box, insomma, risulterebbe poi inutile. Con molta attenzione lo richiudiamo. Infine passiamo alla creta. La creta io uso quella della Blue Clay, che come avete visto è quella che ho tolto prima. Si toglie benissimo anche con la spazzola, perché vi faccio vedere dentro com'è. Allora, a parte che ha tutti ingredienti naturali, no? Però se si aggiunge un po' di acqua diventa un filo più densa, e dato che è facile toglierla si può anche benissimo mettere sulla schiena, si può mettere sulle gambe fino all'altezza che vuoi, sul collo, insomma ovunque, perché non stai lì a grattare tanto, non fai male al cavallo. E fa solo bene. Per esempio io la metto anche sulla schiena e devo dire che funziona. Mi piace, soprattutto perché è tutta naturale. Se siete in giro in cerca di creta, io vi consiglio 100% questa, che la troverete nelle migliori sellerie o comunque alla pagina Instagram, quindi se volete andate a vedere Blue Clay. Opla! Ne metto su un'altra coperta perché poi la metto a passeggiare in giostra. Ma cosa stai facendo? Oh! È arrabbiata. Niente, ho finito di pulire la mia cavallina, spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato utile, soprattutto magari per i principianti che devono comprare la prima cassettina per le spazzole. Vi mando un bacione, scrivetemi sotto i commenti che altro video volete vedere, e anche la becchettina vi manda un super bacione. Ciao! I've been feeling this way for far too long.